Dalle pagine dell'album e dei ricordi riemergono polverose e un po' sbiadite le figure di due calciatori che si sono succeduti al centro dell'attacco della Lazio sul finire degli anni Ottanta. Gustavo Abel De Zotti e Amarildo Souza de Amaral rappresentarono per i tifosi biancocelesti dell'epoca la speranza venuta dal Sud America, la promessa di un gioco spumeggiante e di valanghe di gol. De Zotti arrivò nell'estate del 1988 con un biglietto da visita invitante, centravanti della Nazionale Olimpica Argentina. La zazzera riccioluta in campo lo faceva spiccare su tutti gli altri. Aveva un fisico piazzato e buone doti tecniche, ma alla Lazio, chissà perché, non riuscì mai a esprimerle fino in fondo. L'argentino alternava prestazioni degne del suo pedigree a inspiegabili passaggi a vuoto che lasciavano allibiti tecnico compagni e tifosi. Uomo di indole mansueta, di Gustavo non si ricorda mai una parola fuori posto, una discussione o un tono acceso. Ma ahimè, neppure un acuto o un'impennata sul campo. La Lazio aveva bisogno di altro. Così, nell'estate successiva, De Zotti fu ceduto in fretta alla Cremonese. Al suo posto, Calleri e il direttore sportivo Regalia portarono a Roma il brasiliano Amarildo, l'atleta di Dio. Il problema è che non si trattava di un fantasioso complimento, ma della realtà. Cresciuto in una famiglia religiosissima, Amarildo era solito regalare, prima dell'inizio della partita, una Bibbia al difensore che lo avrebbe marcato e un'altra a fine incontro al portiere cui fosse riuscito a segnare un gol. Nel primo e unico anno di Amarildo furono però troppo pochi i palloni raccolti in fondo al sacco dai portieri e le Bibbie finite nelle loro mani. Fortissimo nel gioco aereo, Amarildo segnò 9 gol in 31 partite, quasi tutti di testa. Ma ancora una volta la Lazio aveva bisogno di ben altro per tornare a essere grande. E così il brasiliano passò al Cesena. Gli anni Ottanta, così difficili e tormentati per i colori biancocelesti, erano finalmente finiti. Stava per iniziare un decennio nuovo ed esaltante per tutti, per la Lazio, ma anche per Amarildo e per De Zotti, che in piazze meno impegnative come Cremona e Cesena trovarono l'ambiente adatto per esprimere al meglio le loro potenzialità.